Amici, salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi ci esibiremo in quella che io amo definire l'autopsia della situazione dell'utensile Parkside. È un'operazione oramai un appuntamento fisso e in questo caso del tornio veramente doveroso. Del tornio penso di aver parlato a sufficienza un attimino di tutti quelli che sono gli aspetti che me l'hanno fatto definire realmente una ciofeca in tutto e per tutto. L'autopsia è un video successivo a quello che è, diciamo, l'opinione del generale dello strumento, dovuta al fatto che bisogna pur dare una risposta a tutti quelli che sono quei bongoloidi, perché così si devono chiamare correttamente, che poi ti vengono a commentare: ma tu con 100 euro cosa volevi? Beh, semplicemente quello che riporta la confezione, perché non voglio credere alle favole, all'impossibile. Però se c'è scritto tornio per legno, mi deve fare un minimo di lavoro, come tornio per legno, perché poi se andiamo a snocciolare unicamente le caratteristiche in numeri, diciamo non è, orribile, ma poi nella fattispecie quando uno lo va a toccare con mano e si ritrova dei materiali che non stanno né in cielo né in terra, delle soluzioni tecniche assolutamente discutibili, e tutta una serie di componenti che uniti l'uno con l'altro lo fanno diventare veramente una trappola mortale, perché poi immaginatevi un pezzo del genere, che ora non l'ho nemmeno fissato, ma immaginatevi che lo fissi bene e per via di una qualità costruttiva generale si possa in qualche modo liberare da quello che è la presa di punta e contropunta, perché insomma questo è un punto critico assolutamente. Immaginatevi questo pezzo in rotazione che vola via e possibilmente vi arriva a colpire. Con questi strumenti non si gioca, non si scherza, sono cose serie e sono cose dove la gente ci si fa male sul serio, per non dire ci resta secca. Ora, non sarà il caso di questo coso, perché realmente non ne ha, spero, la potenza, la possibilità, però vi può far perdere un occhio tranquillamente, perché in base a quello che è un pezzo in rotazione che dovesse uscire dal suo alloggiamento, sono cavoli. Le criticità sono tantissime e di questo voglio parlare ora, andandolo a smontare pezzo per pezzo, andando a vedere come è fatto ognuno di questi 3-4 componenti che abbiamo qui davanti. Fondamentalmente il gruppo della contropunta, il gruppo del supporto per le sgorbie e ultimo ma non ultimo il gruppo motore, dimmero, quello che c'è dentro. Dobbiamo andare a scoprire un attimino come è fatto, perché è facile chiamare una fattispecie di utensile tornio per legno. Poi, ovviamente, se ci andiamo a mettere un pezzo di legno come questo, no? Che è un legno tenero, un legno di misura adeguata rispetto a quello che è la lunghezza, perlomeno in numeri del tornio, beh, su una lavorazione di questo tipo teoricamente non dovremmo avere nessun problema. Ora, non voglio stare a smontare le sgorbie, perché pure queste, se la parte metallica non entra perlomeno per la metà di quello che è il manico, voglio dire, dagli che dagli, dagli, insomma, con le sollecitazioni, questo si può spezzare, si può fuoriuscire dal manico di legno e vi trovate sempre una cosa metallica che volteggia nell'aria fino a conficcarvisi nella capoccia. Quindi, ora andiamo a fare questa benedetta autopsia, vediamo che cosa possiamo dire, definire di questo coso e poi amen. Farete voi gli opportuni commenti e i bongoloidi che tanto mi amano e tanto gli piace scrivere dicendo cosa pretendevi. Beh, che si rispondono da soli. Ah, mi raccomando, bongoloidi, commentate, così una volta per tutti vi banno e buonanotte. Il piacere sta anche lì, cioè, eliminarvi uno a uno, due a due, io mi ci diverto. Azione! Allora, dovendo andare a fare un'autopsia, iniziamo da quelli che sono gli elementi più piccolini, che è meglio toglierci subito dinanzi agli occhi. Allora, quello che è il puntale e il piettino per fissare il pezzo da tornire, li andiamo a misurare con questo super calibro professionale.
L'interno della filettatura corrisponde a circa 16 centimetri e mezzo. Normalmente queste sono misure che si considerano in pollici. Vedete voi di fare la conversione se 16 centimetri e mezzo vi corrispondono a una misura, a qualche standard utile per un upgrade del mandrino. Vedete voi, ok? Quindi questi due piattini. Che dire, il piattino d'alluminio, questo qui sembra di discreta fattura, ha questi sei fori di fissaggio, mentre la punta è in metallo, non è d'alluminio. Questa qui va bene, chiaramente non sto a giudicare il tipo di metallo dovendo andare ad affondare in oggetti di legno, quindi il problema qui non sussiste. Allora, il successivo oggetto che andiamo subito a giudicare è la base per le sgorbie. Questo qui che viene assicurato al binario d'alluminio tramite questo sistema. Qua c'è una vite che bisogna regolare per quanto riguarda la profondità e viene chiamata in direzione della base verde da un sistema molto semplice. Qui in mezzo, comandato da questa manopolona rossa, c'è un tondino metallico che è fuori centro, vi faccio vedere. E allora cerchiamo di mettere a fuoco subito subito. Vedete, là c'è una coppiglia, è fuori centro e man mano che giro mi va ad allontanare o ad avvicinare questo sistema di blocco. Molto semplice, qui criticità non ne vedo, la base, quella verde, è di alluminio verniciato, la criticità sta proprio nel piano d'appoggio che è fissato e orientabile tramite questa vitina qui, vitina in plastica. Ora, quando vedo queste vitine in plastica, io inorridisco letteralmente. Questa è una plastica fusa in una vite. Semplicemente, quando si rompe la parte di plastica, poi ci toccherà fare una saldatura sulla vite e vedere cosa riusciamo a salvare. Ecco, la base di appoggio è questa, tondino metallico pieno e questa base d'alluminio. Sinceramente non la trovo opportuna perché l'unione di alluminio e ferro per quanto riguarda il tondino è un'unione infelice. L'alluminio non è un metallo che possa sopportare chissà che sollecitazioni nel momento magari in cui andiamo a lavorare con la sgorbia nel punto più esterno, qui per dire. E già con le primissime prove che ho fatto, significa primissime prove, lo dico al plurale per non dire che ne ho fatta solo una, la superficie del supporto è ammaccata, proprio perché insomma dall'alluminio che cosa si può sperare? È un metallo estremamente tenero e amen. Quindi volendo, come vi facevo vedere nell'altro video, questo qui se lo vado a forzare potrei dire che quasi lo spacco con le mani, quasi. Poco ci manca perché è l'unione di due materiali, di due pezzi, tramite questa vitina che tra l'altro va a indebolire ulteriormente il sistema che abbraccia il tondino metallico, è di veramente triste qualità. Sarebbe stato sicuramente meglio un unico pezzo di ferraccio con una saldatura qui e sicuramente non avremmo avuto nessun rischio a seguito di sollecitazioni di spaccare tutto il pezzo. Ok? Poi, per quanto riguarda la vite più grande, stesso discorso della piccolina, è assicurata tramite una vitina piccola qua, vedete, al tondino metallico. La filettatura è nel tondino metallico, perlomeno non è dall'altra parte della vite di plastica. E amen. Questo ce lo tagliamo dinanzi. Qui che altro abbiamo? Qui abbiamo il gruppo della contropunta. Gruppo contropunta, sempre maniglietta di plastica come poc'anzi, una vite per gestire la contropunta,
un dado di fissaggio. L'unica cosa buona della contropunta è che questa parte è rotante, vedete? Ruota, a volte potremmo anche trovare in alcuni torni economici una contropunta fissa, che è una mezza maledizione perché chiaramente va a scusate, usurare il punto di contatto e dopo un po', dopo alcune rivoluzioni, alcuni giri, già tutto il sistema aggancio al tornio, contropunta, non tiene un granché. In questo caso perlomeno c'è questo discorso del puntale rotante che segue l'andamento del pezzo che gira. Per il resto, che possiamo dire? Qua il sistema di aggancio, sempre nella parte centrale del binario, viene gestito con questa leva che avvicina o allontana questo piattino di ferro a quello che è la base di alluminio. Base di alluminio che qui ha due alette che vanno ad abbracciare lateralmente il nostro binario e che vuoi con le sue legislazioni stesse, vuoi con l'aggancio del pezzo, una volta che vado a montare la contropunta sul binario e vado a mettere in tensione il pezzo, ecco, ora tutto quanto mi si storce, cioè la contropunta, il gruppo contropunta dovrebbe restare perpendicolare alla base, però man mano che vado a mettere a duro, vado a stringere punta contro contropunta, noterete, come si vede anche nell'altro video, che questo si flette, si flette e l'angolo non resta a 90 gradi, la base si indebolisce, questa parte di alluminio si flette orribilmente e amen. Potremmo anche smontarlo, ma non ne vale la pena perché poi l'interno è tutto d'alluminio. L'unica cosa che vale la pena dire è che qui per andare a stringere ulteriormente la parte bloccante sul binario c'è questo sistema della leva che si solleva, si gira, si riporta indietro, si solleva, si gira per guadagnare insomma filettatura, per andare a stringere o mollare quello che è il sistema di aggancio. All'inizio non arriva registrato, quindi con questo sistema di alzata e girata, e poi si riabbassa perché c'è una molla che contrappone, andate a guadagnare quelli che sono i millimetri che vi occorrono per agganciare per bene il binario. Quindi è un pezzaccio, non si capisce se è peggio la plastica o è peggio l'alluminio. Vedete, l'alluminio è un metallo fantastico, bellissimo, tante volte opportuno e non utilizzato. In questo caso non è opportuno e l'hanno utilizzato nonostante alla fine costi più della ghisa, del ferraccio. Allora, dopodiché, dolcis in fundo, ma non è tanto dolce. C'è il gruppo vero e proprio del tornio. Qui ora c'è da capire come è stato assicurato alla base che per me non ha nessun elemento di valore. Questo è uno dei tappi, uno dei due tappi, uno da ogni parte che servono per così eliminare le sporgenze della base. Sono tappini che sono buoni per farci le porte della tana del topo che si va a rintanare dentro. In realtà sono tappini di plastica che sempre non durano niente proprio perché con due dita si sfilano. Quindi immaginatevi durante l'utilizzo questi qua si vanno perdendo, se ne vanno uscendo in continuazione ed è più una rottura di Zebedei che altro. Ora vi voglio far vedere, spero si veda com'è rimasta la sede, scusate, la sede, il binario del tornio dopo mezza prova di quando privatamente l'ho testato. Vedete qui proprio la guida della contropunta ha lasciato vari segni. 1, 2, 3, 4, cioè ogni movimento raschia maledettamente e deforma. Questo è più che evidente. Allora,
come è assicurato il tornio alla nostra guida. Io suppongo che il sistema è così, è qua dentro, quindi ora con un po' di pazienza vado a sfilare delle viti che sono qua dentro. Qua ce n'è una, qua ce n'è un'altra, ecco, già si sta aprendo in due. Ci sono in questo momento i vertici, ecco, si sta aprendo i vertici del leader che mi stanno amando, e io ovviamente, pensando a loro, godo come un rospo peruviano. Voilà. Allora, penso di aver mollato qualcosa. Sì, allora, un carterino di plastica si sta aprendo. Uiuiui, la situazione è più brutta di quella che immaginavo. Allora, innanzitutto, ecco, innanzitutto è sporco dentro. Non so se ci sono dei truccioli. Ecco, dall'altra parte è stato più facile aprirlo. Ci sono dei truccioli di legno, quindi già io, scusate, avevo passato il tutto con il compressore cercando anche di pulire bene. Evidentemente non è stato sufficiente. Qui andiamo a togliere, a sfilare. Cosa è caduto? Le viti. 1, 2, 3. Ne manca una. Prima o poi uscirà, sta qua. La lasciamo là, dai. Allora, qui abbiamo, vedete? Qua già entra segatura. Entrano truccioli di legno, cosa che non è sicuramente benefica. E allora andiamo a staccare questi contatti. Qua c'è il dimmer. Uno e due. Ok. Dovrebbero avere teoricamente la stessa valenza. Io in ogni caso, per distinguerli, gli faccio un nodo su quello che va direttamente all'interruttore, l'altro va al dimmer. Ok, ci siamo. Cerco di fare un attimo ordine per chiarirvi com'è tutto l'ambaradan. Allora, qua c'è la spina di alimentazione, vedete? Sì. Queste sono le due scocche che ho aperto. La vite sta ancora lì, sì. Qua alimentazione, ponticelli. Qua c'è il nostro potenziometro e qua ci sono, c'è l'interruttore on off, interruttore che sta qua. Qua c'è la nostra schedina del dimmer. Vediamo di mostrarvela. Ne famo. Eccola qua. Ecco, c'è già la segatura che rompe allegramente gli zebedei. Questo forse. Ok, ora poi ci sono i punti di saldatura che mi stanno grattugiando allegramente le dita. Triste. Cioè, triste il fatto che già qua dentro ci sia segatura. Quindi questo è al momento inutile. Andiamo a vedere che cosa c'è rimasto. Cos'è questo? Allora, una nota positiva, una notizia positivissima. Wow. Allora, intanto il sistema di fissaggio al binario è fatto perlomeno su una base di plastica, sì, però sembra una plastica abbastanza resistente. Poi chiaramente bisogna vedere quanto resiste nel tempo. Qui abbiamo dei bulloncini da, che sono da 10, mi pare, direttamente su un bordino scavato, mangiato di alluminio. Quindi se il bordino è normalmente da 2 mm, io vi posso dire che qua l'hanno portato a un millimetro e mezzo. Guardate, vedete? Con questa fresatura qua sotto è diventato ancora più sottile, quindi
bella ciofeca. Siamo a fuoco? Penso di sì. Allora, il motore è tutto questo. Il motore è tutto questo, lo potremmo anche aprire e lo apriamo. Del resto, insomma, se vi dico che facciamo un'autopsia, che autopsia sia. Ok, vediamo se abbiamo... No, è da 8, non è da 10. No, è da 10, da 10. Ok, perlomeno è da 10. Fosse stato da 8 sarebbe stato ancora più penoso. Fuori uno, sì, fuori uno mi si è sfilato il trapano. Senza... Dieci. Ci siamo. E allora, uno. Due. Voglio mostrare il motore. Ecco, queste sono le cose che fanno incavolare non poco il bulloncino che non vuole uscire. Facciamo così e via. Allora, per il momento li metto tutti quanti assieme e poi con calma al momento del rimontaggio vedremo come distribuire le rondelle. Uno, due. Di qua ci andiamo così. Ok, qua c'è, no, è già caduta, via. E allora abbiamo separato la base di alluminio, spessore 2 mm, 2 miseri millimetri, da quello che è il gruppo motore. Recupero viti, vitine e rondelle. Nel frattempo dietro di me si scatena l'inferno, è caduto qualcosa, non so cosa, non mi giro, non lo voglio sapere. Datemi il tempo di recuperare tutto, poi non mi venite a criticare, il video si fa lungo, e gioie mie. Volete vedere come va la cosa? E ora dovremmo smontare queste altre vitine. Interessante anche perché vi dicevo qua c'è un motore con spazzole cambiabili, che è una cosa bellissima da questo punto di vista. La domanda è se apro il motore così com'è, le spazzole mi volano via, visto che suppongo che siano questi i fermi delle spazzole. Vediamo un poco di togliere prima le spazzole e poi andare ad aprire tutto quanto il gruppo e anche poter leggere magari le specifiche reali di questo motore. Continuation! Vediamo di avvicinare la telecamera perché mi sono reso conto che si vede un pochino poco. Allora, mi sono procurato anche il cacciavite. Cacciavite piatto. Vediamo di andare a sfilare quelle che sono le spazzole. Una tappina, una spazzolina. Andiamo a sfitare. Altra tappina. Spinge a fuori. Altre spazzoline, vedete? Queste sono le due spazzole. Beh, perlomeno non sono piccole. Motore a spazzole. Brush. E adesso dobbiamo andare a mollare tutte queste viti che racchiudono il motore, possibilmente
chissà quali meravigliose, fantastiche sorprese. Viti, a croce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 viti. Ok. Divertiamoci. Punta troppo piccola, usiamo una punta adeguata. Quella di prima è perfetta. Ok, una vite. Speriamo che, come dico io, siano tutte uguali così. Anche perché al momento non ho ancora fatto la mappa di smontaggio che solitamente faccio. Per mappa di smontaggio intendo un disegno anche approssimativo dell'oggetto che sto smontando, con indicati i punti in cui ci sono le viti. E lo trovo molto utile perché poi quando ci si ritrova viti di dimensioni, di lunghezze diverse, non ci si confonde poi nel rimetterle. Qualcuno intelligentemente mi dice: ma poi come fai a rimontare? Come ti ricordi tutto? Io c'ho il video, ragazzi. Questa cosa di fare video quando si smonta qualsiasi cosa, io la faccio oramai da 30 anni. Da quando ho smontato il mio primo Suzuki RM250. Mi ricordo che non avevo la più pallida idea di cosa avrei trovato dentro al motore. Gli ho fatto un video e così, insomma, sono stato in grado poi di rimontare tutto il motore grazie al video che avevo fatto. Visto che il meccanico mi chiedeva un putiferio di soldi. Ok, le viti le abbiamo tolte tutte. Vediamo ora se le due scocche sono favorevoli. Sono viti tutte della stessa dimensione, ve le faccio vedere qua, e ci andiamo a mettere di lato in modo che non si perdano. E ora abbiamo il piacere di dare, ecco qua. Odio lavorare con lo sporco, ma a volte tocca farlo. Abbiamo il piacere di aprire le due scocche. Come le apriamo? Ecco, normalmente, infatti, c'è la possibilità, dovete guardare lungo tutto il percorso, lungo tutto il perimetro, c'è la possibilità molto spesso di alcuni punti per fare leva. Qua non ci sono, vabbè, ma non serve più. Allora, i punti per fare leva sono qua e qua, nella parte posteriore, ok? Ora, wow. Speriamo di avere la fortuna di aprire la parte corretta e che gli ingranaggi non caschino dall'altra parte. Vediamo, vediamo. Allora, c'è qualcosa che trattiene. Però, dai, ci siamo, ci siamo. L'abbiamo indovinata. Ah, certo, quel qualcosa che trattiene è semplicemente il contatto della spazzola, di una delle due spazzole. Allora, come siamo combinati? Siamo combinati con il K, non quello davanti, quello di dietro. Siamo combinati con il K in che senso? Vi faccio immediatamente notare che nella sede preposta all'alloggiamento dell'ingranaggio, qua abbiamo due ingranaggi contrapposti elicoidali. Vedete, uno sta qua e un altro sta sull'altro carterino, è rimasto dall'altra parte. Io lo potrei anche prendere se non avessi problemi a sporcare le mie manine. No, lo voglio lasciare là perché lo devo prendere. Comunque, questi sono due ingranaggi contrapposti che vanno a collimare l'uno con l'altro e poi prendono il movimento rotatorio da quello che è il rotore del motore elettrico a spazzole. Motore elettrico a spazzole di cui in questo momento, da questo lato, non posso vedere le specifiche, che non sono riportate da nessuna parte. Ahimè, c'è un sistema di la classica ventolina da questa parte. La cosa grave, vedete, perché siamo combinati con il C?
perché non c'è grasso, qui non c'è minimamente grasso, cioè, ci sono, se ve lo dovessi quantificare tra quello che c'è qua, vedete, vi metto più a fuoco, ok, tra quello che c'è qua e quello che vedo qua, dire che c'è mezzo cucchiaino di caffè è tantissimo, quindi nemmeno un po' di grasso ci hanno voluto mettere, ecco, nel frattempo ho trovato una salviettina umidificata. Lubrificazione zero. Non che voglia tutto l'alloggiamento pieno perché non si deve riempire, però almeno un po', sapete, un po' di grasso incluso nei 100 euro ci sarebbe stato bene. Per il resto, chiaramente i cuscinetti, per così dire, di banco del motore e dell'albero di trasmissione al pezzo da tornire, che è questo qui, si alloggiano su plastica. E quello più delicato è proprio questo qui. Vedete? Questo ha un margine d'appoggio veramente esiguo. Siamo nell'ordine dei 2 mm, 2 mm e mezzo, e a forza di vibrazioni, chiaramente potrebbe andare a spaccare tutto quanto quello che è il carterino di plastica da questa parte, quindi la parte più prossima al pezzo. Beh, ragazzi, che ve lo dico a fare? Quando vedo una cosa del genere, non si tratta di dire hai speso solo 100 euro, cosa volevi di più? Qua ho speso 100 euro, ma un po' di grasso voi glielo potevate pure mettere. D'accordo che a Lidl ci si va per comprare il porco, cioè salumi e altre cose di questo tipo. Però, se volete vendere utensili, perlomeno che ne abbiano la forma. Qua non c'è assolutamente nulla. Di contro, vedete, pure qua, con mezzo utilizzo, perché io ho messo semplicemente su un pezzo e ho provato a dargli due colpi con una sgorbia, con mezzo utilizzo. Già qui si è insinuato quello che è il truciolo del legno. Una volta che il truciolo del legno inizia a entrare attraverso queste feritoie, vedete, qua sono delle feritoie in prossimità proprio delle spazzole, mi entra qua dentro al motore elettrico, vi posso assicurare che l'ingresso di truciolo di legno all'interno del motore elettrico è ancora più deleterio rispetto all'ingresso qua tra gli ingranaggi. Fatto sta che non dovrebbero entrare né da una parte né dall'altra, quindi insomma qui più che di un'autopsia bisognerebbe parlare di un funerale, perché questo non è ridicolo, semplicemente ridicolo come meccanica, come componentistica, come prezzo, non so proprio cosa dirvi. Questo è un pezzo di alluminio sul quale hanno montato un motorino di teoricamente 500 watt e una contropunta che contropunta non è. Vedete? È un furto. Secondo me è un furto. Poi chi ha un'opinione diversa, oddio, se lo compri, non è che la deve esprimere con me. Perché io le idee ce l'ho chiare, le ho manifestate, sono stato schietto e sincero dal primo momento, ci ho messo i soldi, quindi in funzione di questo mi sento anche in diritto di giudicare quello che ho comprato, così come insomma quando uno fa un buon acquisto esaltare la cosa perché lo ritengo giusto, ma in questo caso vedo che ci sono tante deficienze, tante mancanze, tante cose che non vanno, queste aperture qui che sicuramente ci devono essere per raffreddare il motore, però se io mi trovo già a mezzo utilizzo del truciolo dentro, dico ma vaffa. Ok, amici, amiche, con questo è tutto. Io ora mi passerò il tempo a rimontare il tutto e amen. Ok, spero che questo smontaggio, questa autopsia possa essere un contributo utile un pochino per tutti quelli che vogliono giudicare e valutare ciò che comprano, perché questo, per quanto un costo diciamo limitato per quello che si vuol intendere come tornio, costa 100 euro. Cioè, 100 euro sono 2 giorni di paga per un operaio al lordo.
Cioè, una persona che lavora e si deve portare a casa i suoi 1000-1500 euro al mese quando gli va grassa, spendere 100 euro per qualcosa che non ha senso veramente è una pena. Quindi, nel rispetto suo e di tutti quelli che si guadagnano il pane, penso che queste cose non dovrebbero nemmeno essere proposte perché sono un insulto, realmente, sono un insulto per chiunque se lo trovi tra le mani. Ok, con questo è tutto, un saluto, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!